prendemmo il gippone, come lo chiamiamo noi, e percorremmo tutto Viale della Libertà, verso il centro, attraverso il solito traffico infernale di Palermo. La più grande qualità di un uomo è aiutare la giustizia a punire i colpevoli e a liberare la gente dalla paura dei prepotenti. Forza di accettare l'ingiustizia, non vedrai più l'ingiustizia. Non vedrai più due leggi diverse in classe, quella della maestra giusta e quella di Tonio ingiusta. No, ne vedrai una sola, quella della maestra, del preside e di Tonio, e ubbidirai allo stesso modo. Anzi, siccome Tonio usa il coltellino e la maestra no, ubbidirai la legge di Tonio anche a costo di andare contro la legge della maestra. È quello che è successo nella nostra Sicilia. La pace non arriva mai in volo per conto suo, bisogna sempre conquistarla e difenderla, a volte anche con la forza. Cosca, ma è una parola che non si usa quasi più. Adesso ha un altro significato. Gruppo di mafiosi, cosca o anche famiglia. Quando Giovanni tornò a lavorare a Palermo, la città era come questo carciofo. Mafia è una parola molto antica. Pensa, apparve per la prima volta in un vocabolario nel 1868, con due significati, miseria e prepotente. L'autore del vocabolario spiega che la mafia è la miseria di chi crede che vale solo la legge e il prepotente. Bisogna sacrificarsi per il bene. Nella vita bisogna fare il proprio dovere senza paura. Gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini. Per questo chiediamo Giovanni!